Benvenuti, vediamo un attimo come fare un alberello di Natale con Blender. Dunque, prima di tutto, per poter fare questo alberello occorre avere un plugin, un add-on, che è di default nell'ultima versione di Blender 2.5. L'andate a prendere sotto User Preferences, schiacciate Add-ons e poi cercate, si chiama Sapling, quindi Sapling. Sapling, che vuol dire ramoscello, alberello, e questo esiste e dovete abilitarlo qua. Nel momento in cui avete abilitato questa add-on, potete costruire dei ramoscelli, cioè dei rami. Basta andare in Object Mode, facciamo Shift A e andiamo sul Add Tree. Questo, vedete, questa opzione è un plugin nuovo, quindi c'è questo simboletto, si chiama Aggiungi albero. Aggiungi albero, vedete che si vedrà un alberello. Ma questo alberello, tutte le sue possibilità le trovate qua dove è scritto Sapling, ramoscello. Qui abbiamo la geometria. Per geometria qui diciamo le caratteristiche fondamentali geometriche dell'alberello, quindi facciamo bevel, cioè lo rendiamo un pochino vero, quindi lui lo allarga, lo rende un pochino vivo. Se vogliamo fare un albero di Natale, dobbiamo mettergli la forma conica, che è questa, ok? Quindi viene poi fuori proprio un bel cono. E poi vedete che dobbiamo poi aumentare un po' i rami in modo tale da avere un pochino più di cose. Quindi facciamo la crescita qui, dunque qui facciamo prima magari la splitting, che è quella che controlla quanti rami ci sono. Quindi facciamo base split, no, questo sarebbe per fare un albero che si splitta in due. Facciamo 0, facciamo livello 3, vedete questo qui è già un pochino quello che ci piace, nel senso che abbiamo fatto cioè due livelli di rametti, a cui poi attaccheremo le foglie. Base size 0,4 indica che percentuale, adesso qui il 40% inizia l'albero. Gli alberi abeti iniziano tipicamente abbastanza in basso, quindi qui li mettiamo del più 0,2 e vedete che inizia un pochetto più in basso. Poi dobbiamo aumentare questo numero per dirgli quante ad ogni livello quanti rami fa. Dunque qui possiamo metterne un pochetto di più, quindi facciamo esempio 200. Ok, quindi abbiamo il nostro albero di Natale che si sta formando. Ci impiega un po', a questo punto. E poi quando si sveglierà possiamo anche aumentare qua il numero. Il numero di alberelli che poi cresce nel livello più basso, ma direi che così siamo già a 53.000 vertici, quindi siamo già abbastanza feroci. La cosa successiva ancora da fare per ottenere l'albero è metterci le foglie. Quindi mettiamo le foglie. Allora, le foglie, nel caso dell'albero di Natale, allora, innanzitutto mostriamole. Sono tante, quindi ci piegherà un po'. Eccole qua le foglie. Se vogliamo fare un albero di un pino, le foglie le faremo rettangolari e non esagonali come le fa lui. Ok? Però dobbiamo fare gli aghi di pino, quindi per fare gli aghi di pino dobbiamo ridurre parecchio una delle due dimensioni. Ecco, e così abbiamo ottenuto gli aghi di pino. Ci piego sempre un attimo a fare questa operazione. E comunque vedete che siamo a 272.000 vertici, che sono una quantità bestiale. Diciamo che questa è la prima parte, la parte che produce le mesh. Adesso tutta questa cosa qua in realtà è ancora a livello di curva, quindi per convertire, vedete che è un albero qua ed è di tipo curva. È formato dall'albero propriamente detto e dalle sue foglie. Se
Se vogliamo convertire le foglie, vedete queste sono le foglie, se vogliamo convertirle in dobbiamo premere l'albero, questo, e dirgli di convertirlo con Alt C, mesh from curve, quindi otteniamo le mesh partendo dalla curve. A questo punto, se lui ha fatto tutto, vedete che non c'è più il simbolo della curva e quindi abbiamo finito la prima parte dell'alberello. Ah, giocando poi con tutte le altre cose si può migliorare l'albero in modo tale che sia più aderente agli alberi invernali. Prossimo pezzettino di video vedremo invece la texturizzazione. Faremo una texturizzazione abbastanza elementare. Ok, eccoci col nostro alberello. Questo alberello possiamo anche fare il nostro famoso F12 per vedere un po' come viene. Vedete che qui la base la facciamo CTRL ALT 0 per vederlo in maniera un po' organica. E poi se facciamo lock camera to view, aspetta, prima facciamo, ingrandiamo un po' la lentina e poi facciamo lock camera to view, ok, in modo tale ci spostiamo l'inquadratura in modo tale da vederlo nel nostro F12. Qui dobbiamo metterci ancora un attimo di luci, sapete, no, che c'è la luce. Facciamo 0 per uscire da questa modalità. Andiamo a vedere un po' che luci ci sono. C'è la luce è qua sotto. Vedete, questa è la luce. La luce magari questa luce mettiamo un pochino qua e diciamo questo ad esempio è una luce di tipo adesso sole che illumina il nostro alberello e poi possiamo comunque metterci una luce piatta sopra, quindi aggiungiamo una lampada di tipo area qua sopra che illumina, magari di sbieco anche questa. Vediamo come viene così. Ecco, così vabbè, già si vede l'alberello. Abbiamo detto che dobbiamo l'alberello texturizzarlo. Quindi per texturizzarlo cosa facciamo? Selezioniamo le sue componenti. Vedete che abbiamo l'albero sotto. Che lo possiamo fare, a cui associamo una texture e generiamo una texture di colore, andiamo più o meno da queste parti, marrone, quindi facciamo per esempio questo, ma molto scuro, o comunque un po' più scuro, ecco, e poi selezioniamo le nostre foglie, queste, no, foglie sono sotto. Questo, allora alle foglie gli associamo un colore, facciamo, le foglie sarebbero poi gli aghi di pino, gli aghi di pino facciamo un tipo un verde, questo, ma magari un po' più scuro. Così abbiamo associato praticamente verde e marrone, quindi già così abbiamo fatto praticamente l'alberello. Ora, se uno dei trucchi che a volte si fanno è quello di, se ce la facciamo, di aggiungere un altro materiale alle nostre foglie, quindi un secondo materiale. Questo secondo materiale lo chiamiamo magari giallo, perché vogliamo fare in modo tale che una certa percentuale casuale di queste foglie invece di essere verde sia gialla. Quindi questo lo facciamo un po' in qua un giallino questo, un pochino più scuro, poi andiamo in edit mode questo e selezioniamo, facciamo select e selezioniamo random, quindi metà delle foglie, 50% delle foglie, le proviamo ad assegnare al colore giallo anziché al colore verde.
Quindi a questo punto, se noi prendiamo il materiale verde, questo, dunque facciamo A per deselezionare, verdi, vediamo select che c'è un tot di alberi. Deselezioniamo, in giallo invece vediamo che c'è un'altra quantità, quindi sarà fondamentalmente verde con un tot di foglie gialle. A questo punto, se noi facciamo l'F12, quindi il rendering di questo oggetto, adesso qui si vede, non si vede benissimo, ma in realtà un tot di foglie saranno pittate di giallo. Se vogliamo vederlo di fronte, quindi per esempio questa cosa qua, o magari dal basso, facciamo F12 e vediamo il nostro alberello. E questo è più o meno la base. Altro, vedete che c'è anche questo, diciamo, bella cosa non organica che non sembra neanche fatto col computer. E questo, diciamo, è la parte, diciamo, fondamentale per fare un alberello. Poi dopo sta a voi metterci le palle. Portare questa cosa qua su Second Life non è proprio il massimo della vita, perché siamo di fronte a 272.000 vertici. Quindi se volessimo proprio fare un alberello di Natale di questo tipo, dovremmo semplificarlo molto di più, quindi ridurre il numero di foglie, di rami, eccetera, in modo tale che il conteggio complessivo stia al di sotto, diciamo, di 50.000, che è un po' un'impresa, ve la lascio per esercizio.